Siamo nel quartiere di Sant'Agostino col signor Scacciaferro del comitato del quartiere, appunto, e qui ci sarà un incontro a breve con l'amministrazione, la nuova amministrazione comunale. Quali sono i problemi che porterete all'attenzione della nuova giunta? Ma guardi, il problema nuovo è un buon rapporto con la nuova amministrazione, ovviamente, perché è la sensibilità appunto dell'amministrazione che può tenere in considerazione i problemi che abbiamo. E il problema del quartiere, diciamo, non c'è un problema grosso, unico, ma sono tanti piccoli problemi, cominciare da quello del lavoro, e certo per il quartiere in particolare non si possono creare posti di lavoro in particolare, però diciamo che un po' di attenzione potrebbe risolvere qualche problema, soprattutto per i giovani. I problemi più comuni sono per esempio la pulizia, la decenza del quartiere. E poi diciamo che sono problemi ancora della viabilità, problemi dei parcheggi. Certo, abbiamo tante macchine, quindi, però la sensibilità comunale, la sensibilità diciamo di noi cittadini potrebbe risolvere alcuni problemi. Ci troviamo col neo assessore Pietro Modde, assessore agli affari generali della nuova giunta di Alghero, qui in un incontro con il quartiere di Sant'Agostino. Che tipo di rapporto vuole instaurare la giunta con i cittadini attraverso i quartieri? Intanto grazie per l'opportunità che mi date di poter così spiegare brevemente quello che l'amministrazione comunale intende fare con i vari quartieri. Io sono appunto l'assessore agli affari generali con la delega in particolare con il rapporto con il territorio. E quello che l'amministrazione vuole fare, quello che appunto il sindaco ha detto sin dalle prime battute in campagna elettorale, è quello di stare vicino alla gente, e ha voluto creare, proprio per dimostrare questo suo modo di far politica, ha voluto creare un assessorato che in qualche maniera fungesse da raccordo fra i cittadini e il sindaco. Il mio ruolo è quello appunto di stare in mezzo alla gente, insieme al sindaco che appunto sovrintende tutto, e in particolare avere un buon rapporto di collaborazione con i quartieri e con le borgate. Oggi siamo qui a Sant'Agostino proprio perché vogliamo iniziare questo percorso, che vogliamo che sia un percorso virtuoso dove ascoltiamo quello che ogni cittadino vuole dirci e lavorare insieme alla comunità. E abbiamo accolto veramente con gioia questo primo incontro. Siamo arrivati ben tre assessori, il Presidente del Consiglio e anche diversi consiglieri, proprio a dimostrare che quello che noi dicevamo in campagna elettorale lo vogliamo mantenere.